Così effettivamente con l'arrivo dei primi freddi abbiamo visto che adesso in questi giorni in realtà è abbastanza caldo rispetto alla media, ma arriva l'inverno, arriva l'autunno, arrivano i primi freddi magari la mattina, i primi acciacchi invernali e stagionali legati magari a vecchie fratture che abbiamo avuto magari da bambini e si fanno sentire questi acciacchi e altri fastidi. Andiamo a scoprire se sono vere le vecchie dicerie, per esempio della nonna a cui faceva male il ginocchio quando faceva brutto tempo, per esempio. Ne parliamo in compagnia di Marco Monticone che torna a trovarci, ordinario di medicina fisica e riabilitativa dell'Università di Cagliari, nonché direttore di neuroabilitazione all'ospedale Brozzo di Cagliari. Benvenuto ancora una Buonasera e volta. grazie dell'invito. Allora, intanto dice, partiamo proprio dalla nonna. La nonna dice, ma mi fa male il ginocchio, sta per piovere o viene brutto. È davvero così? Cioè, alcuni dolorini che possiamo avvertire, magari di vecchie fratture, vecchi acciacchi, vecchie operazioni, possono davvero avvertirci del tempo che cambia? Sì, è proprio così, quindi confermiamo quanto dicono le nostre nonne, perché ci sono alcune persone che sono più soggette, anzi riescono a prevedere in anticipo Quindi quando. proprio una vera e propria meteoropatia. Meteoropatia, esatto. Infatti il termine corretto è meteoropatia, che è una parola un po' strana, ma che non vuol dire altro che il soggetto sente in anticipo alcuni disturbi, spesso fastidiosi come il dolore, piuttosto che formicoli o scosse elettriche, ad alcune parti del proprio corpo, in particolar modo le ossa, i muscoli, i tendini, le Posso articolazioni. confermare, io non ho più un capitello radiale sul braccio sinistro e quando viene brutto tempo scrocchio, comunque fa male il braccio, è un classico. Ma come mai col freddo succedono queste cose? Cioè, qual è la base medica, ovviamente, per cui avviene questo? Innanzitutto il freddo fa alterare quella che è la percezione del nostro dolore, soprattutto quando cambia la stagione, quindi ci sono delle variazioni molto repentine, della temperatura, allora tendiamo a irrigidirci e in particolar modo le articolazioni sono le più colpite. Ma non c'è solo il freddo, ma c'è anche l'umidità. L'umidità, quindi zone molto umide, favoriscono la meteoropatia. Vale a dire, scatenano contratture, ad esempio del collo, piuttosto che della nostra schiena. In particolar modo anche la pressione atmosferica, che è Sì, legata ai cambiamenti, sì, coinvolta con i certo. cambi del tempo, è importante per questo aspetto. In particolar modo va a solleticare i liquidi extracellulari che sono vicini ad alcune lesioni che ci siamo magari procurate nel tempo, come fratture piuttosto che vecchi interventi chirurgici. Quindi proprio quella parte del nostro corpo viene a farci male. Appunto, ci avverte che qualcosa sta cambiando. Chi sono i soggetti più colpiti? Perché io accennavo appunto che ogni tanto, in generale, Allora, statisticamente. statisticamente il 5% della popolazione può essere colpita La meteoropatia. da questo disturbo, in particolar modo però i soggetti di sesso femminile e quando gli anni passano, quindi soprattutto i soggetti più anziani. Quindi queste sono le classiche categorie che sono riguardate da questo tipo di sintomi, perché poi alla Di fine è questo un tipo disturbo. di disturbo, certo. Quali sono i sintomi invece di cui poi dobbiamo in realtà preoccuparci? Ci sono delle situazioni in cui però, insomma, conviene magari andare dal medico a farsi Allora, nella controllare? stragrande maggioranza dei casi non è una situazione grave, quindi mandiamo anche un messaggio di assoluta tranquillità da Se parte di ha chi ci qualche sta dolorino, ma non succede ascoltando. niente, Invece nella dobbiamo un stragrande po' più maggioranza dei casi. preoccuparci quando questo dolore o questo fastidio tende a persistere nel tempo. Allora in questo caso sì, possiamo rivolgerci in particolare e innanzitutto al medico di medicina generale, poi in seconda battuta, eventualmente se il problema non passa, allo specialista. Può servire in certi casi, chiaramente sempre su consiglio del medico, non fai da te prendere eventualmente per chi ha questi dolori, magari alle articolazioni, alcuni farmaci che possono aiutare quantomeno a alleviare un po' il fastidio? Sì. Succede? Si può Questo fare? potrebbe essere utile, quindi qualche antinfiammatorio o qualche mio rilassante può essere utilizzato soprattutto quando il soggetto prevede che il tempo stia cambiando, quindi un consiglio che possiamo anche dare è cercare di seguire quelle che sono le previsioni del tempo e quindi sapere quando un problema del genere potrebbe insorgere oppure no. Ma poi dobbiamo anche mantenere il nostro apparato muscolo-scheletrico in Ecco, buona salute, quindi quello attività riguarda proprio la fisica. prevenzione anche di quello che sono le avvisaglie, cioè l'attività fisica Certo, aiuta a tutto, l'attività fisica aiuta sempre e a spesso alleviare in tutto. questo periodo, il periodo autunnale, noi tendiamo a diventare più pigri e quindi diventiamo più sedentari. E questo cosa provoca? Provoca un maggior irrigidimento delle nostre articolazioni che sono quindi esposte al problema. Noi invece dobbiamo
fare in modo che la pigrizia non diventi dominante, ma dobbiamo quindi mantenere le nostre buone abitudini che magari abbiamo nel periodo primaverile piuttosto che nel periodo estivo, quindi attività fisica. Anche soltanto la passeggiata anche di qualche chilometro, per chi magari non ha ampie capacità motorie, comunque anche solo la passeggiatina aiuta a alleviare questi tipi di... attività fisica generale, ma in casi in cui il dolore diventa predominante, allora esercizi specifici, quindi esercizi riabilitativi, ad esempio per il collo, piuttosto che per la schiena, piuttosto che per le ginocchia, sono ancora più utili. Grazie, grazie a Marco Monticone, ordinario di medicina fisica e riabilitativa all'Università di Cagliari e direttore di neurorabilitazione all'ospedale Brozzu di Cagliari. Grazie ancora di essere qui con noi, dottore. Grazie a voi. Ora rendo la